grandissimi poeti blu, quindi direi accoglieteli con il calore che un po' vi contraddistingue. Così è perfetto, loro sono Angelo e Patrizia! Loro cosa fanno? A parte lavorare per la Villetta, loro girano l'Italia cantando il sentimento della prima volta e lo analizzano attraverso un'introspezione. Scusa! Sì? Suona! Blu! La prima volta che al mare ho detto a mio marito: non posso fare il bagno, ho le mie cose. Lui mi ha risposto: e vai, te le guardo io. La prima volta che ho chiesto a mia moglie: stanca dopo questa notte di sesso? Lei ha risposto: tranquillo, non mai svegliata. Perché la conosco, non fa più amicizia come cosa. Scusa! Sì? Suona! Blu! La prima volta che ho parlato con un volontario della protezione civile mi ha detto: se c'è un incendio, noi ci siamo. Se c'è uno tsunami, noi ci siamo. Se c'è un'esplosione nucleare, noi ci siamo. In parole povere, portiamo sfiga! Scusa! Sì? Suona! Blu! La prima volta che sul pullman ho visto un giovane seduto, che non lasciava il posto ad una vecchietta, io gli ho chiesto: perché non ti alzi, maleducato? Perché sono un autista, pirla! Non lo sapevo io! Scusa! Sì? Suona! Siete d'accordo, abbastanza. La prima volta che ho visto Costantino dalla De Filippi, ho pensato: mi piacerebbe facessero un calendario assieme. Così, per vedere chi ce l'ha più lungo. Vediamo il pensiero una volta per tutte. Ci pensiamo più. Secondo me vince la De Filippi. Guarda tu! Scusa! Sì! La prima volta che il mio nonno camionista mi ha detto: figliolo, ricordati, io ho iniziato trasportando uova, poi pulciglie e poi galline. Sai che significa? Che andava veramente piano. Che mi sono sentito troppo. Scusa! Non ho capito proprio bene. Allora non ho capito. Blu! La prima volta che ho votato un politico coi baffi, sono rimasta delusa. Oh, anche io mi aspettavo di più dalla Rosy Bindi, eh! Scusa! Blu! La prima volta che mi hanno chiamato Terrone, io gli ho risposto: ehi Ciccio, non si dice Terrone, si dice diversamente Padano! Scusa! Blu! La prima volta che mi hanno detto: il cane è l'animale più dolce del mondo. Non è vero? Anche a cucinarlo bene rimane quel ricordo di selvaggio. Ma fai schifo! Io me l'ho fatto prima lì al ristorante! Scusa! Sì! Allora che appunti! Blu! La prima volta che mio padre ha lavorato in elisoccorso ha perso una mano. Sì, ma per forza, scendendo dall'elicottero ha salutato il pilota. Allora anche il papà ha scato, di dire. Sembra un po' eccessivo. Scusa! Blu! La prima volta che ho visto il ministro Brunetta è stato perché ha recitato in una pubblicità. Puta. No, quella! No! E ride pure! La devi smettere! Ridere! Scusa! Sì!
volta che i tuoi genitori ti parlano di sesso pensi, di fronte all'ignoranza del genere è un miracolo che io sia nato. La prima volta che ho chiesto a mio marito perché non mi guardi più le tette. Perché si sentirà un birra a pisare nel vuoto. Fa ridere perché è evidente la cosa, no? Allora, adesso io non vorrei in questo momento, c'è uno spettacolo, però io vorrei precisare una cosa personale, che le mie tette sono perfette, stanno in una coppa di champagne. Oh, ma non è le bacini che si mettono le orecchie, ma anche se... Fideli di suonare. La prima volta che ho giocato a tennis ho scoperto che sapevo battere in un modo fantastico. Come la sorella, la tradizione, non è che famiglia, che viene, cosa, no, vanno... Il titolare l'ha già detto! L'ha già detto! La prima volta che ho visto un anziano provarci con una diciottenne si è subito giustificato. Non è vero che ci stavo provando e sono una diciottenne comunista! Quello della pubblicità, siamo scusa! La prima volta che ho fatto la cavia ho preso medicine per lo sdoppiamento della personalità. Ma dai, funzionavano. Per me sì! E per me no. Blu! La prima volta che Malgioglio ha cantato in pubblico ha preso in mano il microfono e ha detto... acceso, acceso, ma perché non vibra? Secondo me sono le mie scale. Ancora! Vale. Dimmi di suonare subito. Potrebbe anche essere, però... Scusa! Blu! La prima volta che ho fatto l'amore è stato come un colpo di fulmine. Forse anche più rapido. La prima volta che ho acceso il navigatore ho capito perché costava così poco. Alla prossima Gilale ad Ecla! La prima volta che tuo figlio te lo chiede è dura spiegargli che lavoro facciano quelle signore sotto i lampioni. E soprattutto perché ti salutano per nome. Ciao Angelo! Scusa! La prima volta che sono andata in ospedale e all'ingresso ho visto dei vasi con tutte le piante morte, ho pensato... Minchia, cominciamo bene! Cioè, nel senso, se tu arrivi dentro l'ospedale, no, sono le piante morte, inizi a chiederti, forse quelli che lavorano dentro, non è che... Digni di suonare, suona!